Celestino Sassi, direttore sanitario del veneziale di Isernia, svela: distrutti i manifesti della campagna pubblicitaria relativa agli Open Day e lancia un appello ai Novax. Allora, per quanto riguarda i Novax, io ho un grosso timore. Il timore è che siano finite le parole per convincere i Novax. In qualche modo c'è una fetta della popolazione Novax che ha deciso di essere Novax. A questa parte della popolazione che ha deciso di essere Novax e che ha tutto il diritto di essere Novax, il vaccino ad oggi non è obbligatorio, che continui ad essere Novax, ma che non faccia opere di sabotaggio nei confronti dei cittadini che invece vogliono vaccinarsi, vogliono sapere quando si vaccina. Mi risulta che siano stati, come dire, tolti via dei manifesti che facevano banalmente, semplicemente, la pubblicità di questo evento, dell'evento di oggi, dell'Open Day per i vaccini, così come sono stati tolti dei manifesti che facevano la pubblicità dell'altro Open Day che c'è stato a Isernia sabato scorso. Perché? Non lo so. Non vogliono vaccinarsi, che non si vaccinino, ma che non intralcino, che non ostacolino invece, che non ledano i diritti di chi vuole vaccinarsi. Poi annuncia una eventuale terza dose partirà da anziani, malati ed operatori sanitari. La terza dose si prospetta, nella tecnica dell'esecuzione si prospetterà esattamente come la prima e come la seconda. Nell'organizzazione molto probabilmente sarà concepita e eseguita come è stata eseguita la prima e la seconda. Saranno sottoposti a terza dose prima le categorie deboli, ultraottantenni, patologie particolari e contestualmente gli addetti alla sanità, gli operatori sanitari. Intanto l'utenza ha risposto con entusiasmo all'Open Day organizzato dalla ASREM all'interno dell'auditorium di Isernia. È una buona opportunità perché le persone che non hanno fatto la modulistica per, diciamo, tutta l'organizzazione di andarsi a vaccinare possono venire benissimamente a vaccinarsi. Lo dovrebbero fare più spesso. È una buona iniziativa che cerca di invogliare le persone che ancora oggi sono indecise nella vaccinazione e in più che non hanno bisogno di prenotarsi e perdere tempo in liste d'attesa, sperando che aderiscano tutti quanti oggi, che riescano a inoculare tutte le dosi. Secondo me è una cosa buona, soprattutto a chi non arriva il messaggio, magari che può approfittare ad andare lo stesso. Oppure chi non ha tempo di andare altri giorni ci va quando. Bella, una bella iniziativa, una cosa bella. No, ho finito la prima dose. È ottima, io ho accompagnato un mio compaesano che era di Tubante, l'ho accompagnato e adesso sta facendo la iscrizione, va a fare è un'ottima iniziativa. Bisogna accelerare perché solo così riusciremo ad avere momenti di salvaguardia. Ma io credo che sia una cosa buona e utile forse. Tutto bene, tutto bene. Io l'ho fatta la prenotazione. Il primo che faccio? No, non lo so. Ognuno la vede in un modo diverso, ma che ne so io. Veramente non sono molto informata su questo. Io veramente sono qui perché ho problemi con il Green Pass. Ho fatto tutte e due le dosi, però non. Cioè col Green Pass non mi viene accettato perché non risulta la seconda dose. Mi sono rivolta all'ospedale ma è chiuso, adesso devo chiedere qua se riesco a risolvere questo problema. Ho chiamato al numero che mi dà su internet, però non riesco a parlare con nessun operatore. Vediamo se riesco a risolvere qua. Vi consiglio a fare il vaccino perché è buono e non fa prendere il Covid. Oppure se lo fa prendere in maniera lieve.